Bentornati amici di Briciole di Storia. E amici di Topolinia. Andiamo indietro nel passato, è storia? Anche qui è doppia storia. L'oggetto Doppia in sé, storia. sì, l'oggetto in sé non è antico, è del 67. Però. È una raccolta di storie di Topolino precedentemente uscite, ma è stato stampato nel 67. Veniva dato in omaggio agli abbonati di Topolino. C'è una prima parte che è dedicata alla storia di Topolino, è una autocelebrazione di Topolino, anche Sì, dove fatta lui in prima persona racconta la propria vita. abbastanza bene. Facciamo intanto vedere questa data qui che segna la nascita di Topolino in un certo senso, perché è il suo primo cartone animato. Di fatto lui nasce in questo Sì, modo. la prima apparizione, poi il primo cartone animato che si trova anche su YouTube se lo cercate è Steamboat Willie del 28, del 29 luglio del 28. Con molto orgoglio fanno vedere anche alcuni altri Sì, personaggi che dei lungometraggi, quindi tutti Mary ricordano. Poppins, Non c'entra niente con Spalanzini. Topolino, ma è Walt Disney, Sì, naturalmente tutti certo. sappiamo che è Walt Disney. Con Disneyland. molto orgoglio fanno vedere Disney, che in quel periodo era fondata certamente da poco, con tutte le varie attrazioni, giostre e ricostruzioni più o meno storiche, carine. Fanno vedere altre cose e poi iniziano con le storie raccolte. E ci dicono anche, con una certa precisione, che questa, Topolino lo struzzo Oscar, è stata pubblicata per la prima volta nel 1936, col titolo Le prodezze dello struzzo Oscar. Ed era in bianco e nero. Era in bianco e nero e originalmente nasceva a strisce, che venivano poi raccolte in varie, o pubblicate su giornali o pubblicate su formati diversi da questo, ma qui sono state riadattate in questo modo qui. E la storia dello struzzo Oscar vi consiglierei di comprarvi le riedizioni che ogni tanto saltano fuori perché è molto molto carina. In questo caso vi facciamo soltanto vedere gli aspetti storici. Intanto il nostro Orazio che mostra con grande orgoglio a Topolino la sua nuova E auto. Topolino risponde: Corbezzoli. È davvero tua, eh? Corbezzoli, cioè non ho mai, giuro, sentito nessuno utilizzare la parola corbezzoli. Siamo nel Sì, no, 1900 e certo. qualcosa. Ci va a fare un giro con Minnie, E la chiama approfittando. signora Minni. Questo è molto molto carino. Si imbattono in questo struzzo più o meno Attenzione, devastante. volevo dire spoiler, nel senso che sta raccontando la storia, se qualcuno passi qualche secondo, magari vuole leggere, avere la sorpresa, tu gliela stai portando via. Esatto, Possono no, spegnere spegnere, no, non spegnete per favore, ma andate avanti di qualche secondo, ecco. Ma non facciamo tutta la storia. È soltanto per dire Ok. che c'è questo struzzo Ah, ma lo fastidioso. ricordo Questo benissimo. struzzo devasta Sì, in sì, varie cose, sì. provoca un sacco di danni, nessuno Sì, lo vuole più, il povero Topolino va nei sì, sì. Si guai strozza anche, se non sbaglio, a un certo punto, perché mangia talmente tanta roba che si incastra qualcosa nel collo. per vari motivi. Vedete che devasta negozi, ruba la frutta e Topolino se ne vuole liberare. Ora, se ne libera in un modo che adesso sarebbe un po' È vero, discutibile. mi ricordo. Siamo in una fase un po' esasperata, però lui fa una cassa, ci chiude dentro lo struzzo, avendo cura che possa perlomeno respirare. Orrore degli orrori, ci scrive: penne di struzzo sono vostre, prendetevele. E lo abbandona in mezzo alla strada praticamente. Questa cosa qui, l'abbandono dell'animale, Oggi non pur sarebbe in un fumetto consentito. esasperato, adesso sarebbe veramente inopportuna. Ma no, va tutto a lieto fine perché lo struzzo si libera e mentre Topolino va alla fantastica velocità di 120 all'ora, lo struzzo lo raggiunge. E lo supera. La parte dello struzzo è chiaramente una sciocchezza, ma il fatto che questa macchina potesse raggiungere 120 all'ora adesso fa un po' sorridere. Sì, neanche il limite di velocità. E Dopodiché la storia si prosegue alla fine fanno amicizia. e tutto funziona più o meno bene e su questo io abbandonerei la nostra La capacità di navicella. Topolino era quella, io mi ricordo, ne avevo un migliaio circa, ma appena ne prendevo uno per rileggerlo, alla prima pagina ricordavo perfettamente tutta la storia, quindi trovarne un virgolette inedito che avevo dimenticato era quasi impossibile. Topolino, agente della polizia segreta. Ora, non faremo questa storia qui, non la guarderemo nemmeno, ma quello che ci interessa è il richiamo alla Legione Straniera, che è una cosa vera, è stata fondata nel 1831 da re Luigi Filippo di Francia, quindi dopo tutta la vicenda napoleonica, e si occupava in pratica delle azioni più pericolose destinate in qualche maniera a conquistare o a tenere in ordine le colonie. Ecco perché Legione Straniera era formata da legionari non francesi. Ecco perché è famosa ancora adesso, esiste tuttora. Ricordo anche chi erano
dei film comici con Staglioli o nella Sì, regione anche loro straniera. sono andati a finire nella regione straniera. Oh, Un bello. altro richiamo a Moby Dick di Melville. E qui la storia è molto carina. Ed è un po' più animalista di quanto non fosse prima con il povero struzzo Oscar rinchiuso nella cassa e abbandonato, perché si tratta di una normale avventura tra le balene, si va veramente a caccia di balene e dopo un po' Anche Topolino, questo oggi non so se sarebbe consentito, visto. più sì che no, ma insomma sorvoliamo, e questa abbiamo una vera baleniera con il cannone per le balene davanti, eccola qui, quelle proprio purtroppo Mi ricordo di aver avuto una vere. nave di Topolino con davanti l'arpione. Ecco, siamo a posto. Assolutamente. Cioè, a posto E le qui balene, che c'entro. devono in qualche maniera catturare questa balena bianca, tra varie avventure e Non mi disavventure. dire il finale, che questa non me la ricordo. Anzi, credo di non E averla temo che retta. invece andremo a finire qualche cosa del genere, perché a un certo punto Topolino e Pippo, in una delle loro missioni, scoprono, dopo varie Posso dire che de... Pippo mi stava antipatico? Ma no, è simpatico. Solo quando era super Dopo varie Pippo. disavventure in cui questa balena, vedete che butta per aria, sconvolge e distrugge le varie barche dei pescatori ripetutamente, ed è una balena in qualche maniera presunta cattiva. Devo dire che le trasformazioni. Il vecchio Bernardone si Bernardone, chiamava, secondo veniva chiamata me così. il cambio dei nomi è stato fatto all'italiana, però va bene, andiamo avanti. Torno a farvi vedere l'arpione per le balene, che è una cosa adesso assolutamente inquietante e brutta, molto molto brutta. Ai tempi era un po' più tollerata e il buon Topolino e Pippo vengono ripetutamente sconquassati, insomma partono e riescono a scoprire che il buon Bernardone è così agitato Perché? E non mi ha messo curiosità? perché la sua fidanzata, insomma, qualcosa del genere, la sua fidanzata è rinchiusa tra i ghiacci e non può uscire. Si è Non mi piacciono i finali, sfortunatamente non mi piacciono. incastrata. Non ha fatto il finale, ma si è incastrata qui. Vabbè, non mi piace Allora, Topolino e comunque. Pippo vengono, spiegano il La tutto moglie di al Moby Dick. capitano e finalmente con la dinamite fanno saltare la prigione dove si era andata a rinchiudere questa balena, la liberano e il vecchio Bernardone, tranquillo, non assale più le barche Cacciatore di balene. dei pescatori, mettiamola così, e Va questo rispetto all'idea che le balene devono essere cacciate e arpionate, mi sembra molto più bene. simpatica. Apprendisi la barca si chiama Orca, come la barca che andò a cacciare lo squalo nel film di Spielberg. Piccola citazione cinematografica, così buttata lì proprio. I marinai festeggiano insieme a quel capitano e tutti vissero felici e contenti. Un'ultima cosa da vedere di questo volume, secondo me molto molto bello, è che finisce con tutti i personaggi Walt Disney messi in ordine alfabetico. Se li Tutti guardiamo quelli tutti, che c'erano fino a quegli anni, ovviamente. Bongo non lo ricordavo il proprio. filmato, Anche Brody, il nostro il nostro filmato. filmato, filmato. C'è un esercizio che Eccolo. volevo proporre al Accidenti. nostro Oh mamma cameraman, mia, questo non lo sapevo, un veramente. esercizio improvvisato lì per lì. Dov'è Paperinik? Sarà sotto la P. No, e questo lo so che E questo è un Papernic non tranello c'è. tranelloso, perché Paperino, Paperina, Paperino, ma Paperinik non c'è. Oh, che bella strana cosa, perché non c'è? Per due ragioni. Una, Perché? Addirittura ne sapevo una. Ecco, perché è stato creato dopo. questa è quella che La sapevo io. seconda, che se questo fosse un testo pubblicato negli Stati Uniti e poi tradotto, Paperinik è un prodotto italiano, che poi è stato esportato, ma è un'invenzione italiana, che io sappia. Scam. Mi corrisponde perfettamente, questo è molto. Noi lo chiamiamo Lillo, Infatti, vedi ma che i nomi poi li cambiano. si Anche chiama perché Scamp. Topolino è Mickey Mouse, Certo. Michele il topo. Questo era uno splendido personaggio che è Timoteo, o stato Timoteo, tu di abbandonato. Giuseppe, Pico qua, Pisolo. Questi Ci stiamo sono. un'ora a vedere i nomi, io te lo dico, perché Struzzo Bella l'abbiamo visto prima. E Sono qui finiti, finisce, vabbè, allora non quindi. ci stiamo un'ora, torniamo E con indietro. questa cosa molto carina, Bello. molto colorata e molto legata al passato, almeno di quando eravamo più piccoli, salutiamo i nostri amici di Briciole di Storia. Alla prossima!